No, babbo, non mi scappa la pipì. Su, svegliati, piccola. Dobbiamo andare. Bruno aiutò i bambini assonnati a vestirsi. I fascisti erano entrati in casa per prelevare i figli di Angelina, ebrea, moglie di Bruno, e condurli nella locale casa circondariale. Il chiarore notturno che entrava dalla finestra spalancata di quella fredda notte di febbraio fece brillare per un attimo il teschio sul berretto dell'ardito capo delle camicie nere. Un attimo, che rimase indelebile negli occhi terrorizzati del piccolo meme. Lei, Angelina, era fuggita in fretta qualche giorno prima, avvisata di un'imminente retata. Si era nascosta non si sa bene dove nelle campagne intorno a Verona, come sfollata, sottacendo il fatto di essere ebrea, troppo pericoloso per sé e per chi la ospitava. Ce n'era voluta per convincerla a mettersi in salvo, lasciando al paese il marito e i suoi tre figli di 12, 8 e 4 anni, tutti cattolici. Detenere i bambini per stanare Angelina dal suo nascondiglio e destinarla alla deportazione. Era questa la trappola. Quale madre non si sarebbe consegnata sapendo della cattura dei propri figli? L'arrivo dei fascisti svegliò la calle e mise in allarme l'intero vicinato. Stanno portando via i bambini. La chiamavano Calle dei Miracoli e lì, nella miseria della guerra, una casa accostata all'altra, si era una sola famiglia. E infatti, davanti alla casa di Bruno c'erano tutti i volti sbigottiti delle donne della calle: Lucia, Elvira, Ida, Delia, Olinda. Tieni, Cia, tieni tu le chiavi intanto. Posso immaginarle, vederle. Vestirsi di corsa in cucina sopra la camicia da notte. Posso sentire le loro voci concitate, questionare quei mariti che mai si era vista una cosa simile, che il mondo era pazzo, che non avrebbero permesso, che avrebbero fatto bordello e come che i bambini non si toccano, i bambini non si toccano. Arrivato alle carceri, con la più piccola in braccio, Bruno si sentì strattonare. Vieni via, scappa. Tu non puoi rimanere qui ci sto io con loro. Bruno partigiano era un ricercato politico sarebbe finito dentro anche lui e di nuovo passato a botte e olio di ricino. In quel momento atroce abbandonare i figli nelle mani dei fascisti era l'unico modo per poter agire da fuori con l'aiuto dei compagni. Svelto dai pensiamo noi ai fioi ce li veniamo a riprendere presto. Nell'ufficio dove era stata portata con i due fratelli, la piccola Zaira stava seduta davanti a una scrivania. Un uomo in divisa faceva la punta a un lapis con un attrezzo curioso, una specie di macinino nero con la manovella. I riccioli di, le, di legno rosa uscivano dal temperamatite avvolgendosi su se stessi. Era una cosa bella, la danza silenziosa di una ballerina da carillon. Un secco, vigliacco schiaffo colpì la mano della bambina, che si era avvicinata per toccare quella irresistibile fantasticheria. No, no che non piango. Sei cattivo, uomo nero. Cattivo. Ti odio e basta. Stavano rinchiusi dentro la cella di sicurezza tutto il giorno, ma la sera uno dei carabinieri, Mario, li portava alla chetichella di sopra a dormire al caldo negli alloggi del personale, suonando loro la chitarra per rassicurarli. Una settimana. Se entro una settimana Angelina e a quel punto anche Bruno non si fossero consegnati, i bambini sarebbero stati deportati. Mentre Bruno e i compagni erano pronti con le armi a far finire quell'assurdità, successe qualcosa. Davanti al portone delle carceri, arrivarono le donne di Calle dei Miracoli e dietro a loro il resto del paese. Le donne avevano sparso la voce, fatto insorgere lo sdegno, organizzato una sollevazione. Ed eccole, le vicine di casa, amiche, compagne, complici, madri supplenti e complementari, piombare urlando, inveendo e colpendo con tutta la forza che solo un femminile furibondo può sprigionare. Ed ecco i loro uomini, antifascisti, partigiani e padri che sì, per Dio, avrebbero dato fuoco alla caserma se non liberavano quelle tre creature. In un'alba estenuata si fecero riconsegnare i figli di Angelina e li riportarono a casa. Angelina seppe e dal suo nascondiglio riuscì a organizzare l'immediata fuga dei bambini che la raggiunsero nelle campagne veronesi, mentre Bruno, abbracciata la famiglia, scappava sui monti. Questo accadde a Dolo, in provincia di Venezia, nel 1944. Angelina Mariani mi è stata nonna materna e tutti, tutti noi, avevamo in sorte di essere contagiati a lungo dalla sua fragorosa risata.